Gentili telespettatori, più cordiale buon pomeriggio dallo stadio Seghi Maraes di Seo di Eboli, dal vostro Antonio Elia, pronti per questa telecronaca tra la SS Bolitana Calcio 1925 e il Nola. Subito le formazioni per il Nola: Vino, Pellini, Vanacore, Catalano, Caccia, Cavallini, Marotta, Maturo, Di Biase, Viviano e Fiume, in panchina Ruocco, Napolitano, Lombardo, Abate, Alfieri, Simonetti e Selva, allenatore Mauro Agovino. Per le Bolitana, Granata, Landolfi, Lamanna, Esposito, Pascucci, Scognamiglio, Salcino, Maisto, Vitale, Bruno e Liccardi. In panchina Spiguzza, Altieri, Visciano, Panico, Doco, Giuliano e Salzano, allenatore Salvatore Nastri, arbitro del match Pierpaolo Salvati. Resta un minuto di silenzio per ricordare Mario Morelli. E dopo il minuto di silenzio in memoria di Mario Morelli, il ragazzo di 17 anni tragicamente scomparso a Foggia, è tutto pronto per l'inizio del match con, ricordiamo, la terna arbitrale per Paolo Salvati di Sulmona, Paolo Cipolletta di Avellino e Luigi Gargiulo di Ercolano. Batterà prima la formazione ospite sul pallone Fiume, l'attaccante di mister Agovino. Si va a predisporre anche le Bolitane in campo con un 4-3-3 di mister Salvatore Nastri. Ancora qualche istante, ci sono gli assistenti che stanno monitorando il buono stato delle porte e della rete anche, quindi tutto a posto, si può iniziare il match in questo istante. Avvio di gara subito con la formazione ospite, lungo lancio di Viviano, in avanti fa buona guardia le Bolitana, pallone che resta lì, arriva poi a Pascuccio, appoggia per Capitan Maisto, in avanti, lungo rilancio, attenzione, colpo di testa di Cavallini che la butta fuori, rimessa laterale per le Bolitana sull'out di destra. Primo tempo dunque iniziato un po' in ritardo, 6 minuti rispetto alle 15:30, subito Vitale in avanti, palla lunga, fa buona guardia Pellini, il pallone scaraventato al lato, va Capitan Maisto, poi c'è Landolfi sul pallone, Landolfi guarda il movimento dei compagni, Landolfi chiama a sé, ma proprio Maisto, ancora Landolfi in possesso di palla, pronto a rimettere il pallone in gioco, c'è Salcino che fa un movimento, la palla invece per Liccardi, all'indietro ancora per Landolfi, il duello viene messo giù, Landolfi da parte di Catalano, e c'è il calcio di punizione ravvisato dall'arbitro. Tutto pronto per battere questo calcio di punizione per il Nola, lungo il rinvio con i piedi a cercare il movimento in avanti del solito Di Biase, buttata la palla fuori però da Landolfi, rimessa laterale questa volta per gli ospiti, ed è pronto il Nola a spingere ancora, però fa buona guardia Pascuccio che la butta lunga in avanti a cercare il movimento di Vitale, viene messo in terra Bruno, vediamo, c'è il fallo, resta a terra però il numero 10 avversario Viviano, contrasto con Marco Bruno, ricordiamolo, calciatore ex Salernitana e Bolitano Doc, in campo dopo la vittoriosa trasferta anche quest'oggi, quindi fiducia per lui da parte di mister Nastri. Calcio di punizione adesso pronto sul pallone Pascuccio, guarda il movimento dei compagni, si va a predisporre le Bolitane in avanti, il tocco morbido invece a cercare Esposito nel cerchio di centrocampo, ancora Esposito all'indietro per Pascuccio, poi per Scognamiglio che mette giù il pallone, prova a ragionare, appoggia sempre per Maisto, una sorta di tiki-taka delle Bolitane che mantiene palla, prova a far salire il Nola che invece resta chiuso nella propria metà campo, Salcino, buono il numero, ha davanti a sé però Vanacore che gli soffia il pallone, poi c'è forse un fallo, sì così è, calcio di punizione per il Nola.
L'arbitro va a sincerarsi delle condizioni del calciatore ospite che resta a terra, mentre l'Ebolitana giustamente è pronta invece a chiudersi nella propria metà campo per aspettare poi la ripartenza. Calcio di punizione, tutto pronto per la battuta, c'è movimento, pallone forse troppo lungo, invece lo riesce a tenere in campo Vanacore, e così non è, avevamo visto bene. Dunque palla fuori, rimessa laterale per Gianmarco Landolfi. Landolfi guarda da disposizioni prima di rimettere il pallone in campo, si fa vedere Mais, invece no, il pallone è lungo in avanti a cercare il movimento di Bruno che viene anticipato, poi batti e ribatti, arriva Fiume, in qualche modo poi recupera il pallone Lepolitana a centrocampo, ancora Bruno di testa, Esposito prova a mettere ordine, la butta lunga in avanti in una zona del campo dove non c'è praticamente nessuno. Avino ringrazia, blocca il pallone l'estremo difensore del Nola ed è pronto al lungo rilancio con i piedi, anzi no, attende un attimo che i giocatori della propria squadra salgano. La butta lunga in avanti, poi c'è il fallo, calcio di punizione per l'Ebolitana. Pascuccio per Scognamiglio, ancora Scognamiglio, poi c'è Esposito. Esposito guarda il movimento dei compagni, ancora all'indietro per Pascuccio. Pascuccio mantiene palla, testa alta, la sciabolata lunga in avanti a cercare Liccardi, la spizzicata di testa precisa per Vitale, si salva la difesa del Nola. Pallone resta lì nella metà campo del Nola, c'è ancora il colpo di testa di Capitan Maisso, prova a mettere ordine proprio lui, il capitano appoggia per Vitale, Vitale addirittura dai 35 metri, pallone a lato, velleitario, primo tiro del match al quinto minuto. Ci ha provato Vitale dai 35 metri, capocannoniere insieme a Liccardi di questo girone B di eccellenza. Al quinto minuto dunque Vitale, buon tiro dai 35 metri, palla alta. Ci ha provato comunque lui che ha il fiuto del gol, la mosca atomica. Palla lunga, attenzione al centrocampo, c'è un fallo rammendato dall'arbitro di Sulmona, Salvati. Calcio di punizione che sta per essere battuto dalle Boldane, c'è ancora qualche diverbio con l'arbitro, infatti fa ripetere. Ancora gioco fermo, c'è sempre Maisto, c'è Di Biase che non si allontana. Capitano Biancazzurro appoggia nella zona del campo dove non c'è nessuno, fair play dunque, calcio di punizione battuto in favore del Nola che sportivamente appunto ringrazia. Adesso può riprendere la gara con il pallone squadrato per Fiume di testa in avanti, ancora c'è forse un fallo di mano, sì così è, l'arbitro se ne accorge, fallo del numero 9 di Biase, capitano del Nola che ha toccato con prima col petto e poi col braccio, l'arbitro lo redarguisce, non lo ammonisce. Dunque partita però che è sorniona, se è stato solo questo tiro dalla distanza da parte di Vitale al quinto minuto dai 35 metri di distanza davvero proibitiva per il bomber biancazzurro, capocannoniere insieme a Liccardi del girone di Serie B. Ancora il pallone tra i piedi di Maisto, Maisto mantiene palla, poggia ancora per Landolfi, prova il numero, fermato. Noi intanto ricordiamo la diretta live su SS Bolitana Calcio 1925 Scuola Nuova con tutti gli aggiornamenti in console qui con me Cosimo Niglio e Daniel Bisogno. Ancora pallone scodellato, siete sempre sulle emittenti di 663 Sud TV che trasmette questo incontro tra SS Bolitana Calcio e Nola 1925. Attenzione, se ne va Vitale, entra in area Vitale, prova il cross al centro, una deviazione, c'è il primo calcio d'angolo del match per l'Ebolitana, subito una fiammata del solito Vitale che se n'era andato sul lato di destra, poi tiro cross deviato, calcio d'angolo primo per l'Ebolitana, sale Pascuccio, anche il difensore dell'Ebolitana Darmanforte all'attacco, rientra Salcino a centrocampo, dunque eccolo lì,
pronto a prendere il pallone, il tiro cross in area, non ci arriva nessuno, palla troppo alta anche per Landolfi che la tocca, ma il pallone va alto senza problemi. Dunque tira un sospiro di sollievo Avino al settimo minuto, questo colpo di testa, ma nulla di che, insomma l'Ebolitana ci ha provato, sta cercando di prendere le misure a questo Nola, che indubbiamente è una squadra quadrata, ben messa in campo. Allora Esposito di testa prova a fare la finta Vitale, poi lo stesso Vitale mette fuori sulla ribattuta. C'è Pellini in possesso di palla che guarda il movimento dei compagni. Pellini, mucchio selvaggio a centrocampo, il pallone ribattuto nella zona del campo di Di Biase, anticipato da Pascuccio, poi ancora Vitale di testa, non c'è nessuno, batti e ribatti, il pallone adesso nella metà campo dell'Ebolitana, attenzione, sale fino al limite della propria area Granata, senza problemi con le mani, abbranca la sfera e l'appoggia per Scognamiglio, Scognamiglio ancora per Maisto, Maisto guarda il movimento dei compagni, non c'è nessuno, allora preferisce impostare per il solito Landolfi, eccolo qua in possesso di palla, all'indietro per Pascuccio, Scognamiglio, ancora Ebolitana nella propria metà campo, cerca di far salire la squadra ospite. Partita molto tecnica questa di oggi. Ancora Ebolitana, Maisto in possesso di palla, il capitano prova a girarsi, tutti raccolti in un fazzoletto di campo, poi Salcino prova a imbeccare Vitale, buona l'intenzione per Liccardi, ma si chiude bene Nola e riparte con Marotta in avanti ancora per il capitano Di Biase, rubata palla, poi brutto fallo, centrocampo, arbitro vai a rete a guida i giocatori dell'Ebolitana, Bruno e Maisto, è stato proprio Bruno a mettere la gamba e il calcio di punizione è netto, ci sta tutto, quindi il Nola usufruisce di questa punizione. Ancora gioco fermo, si è rialzato intanto Marotta, Pellini in possesso di palla lunga nella zona del campo dove Fiume non può arrivarci, quindi può ripartire Bolitana, Marco Bruno prova la progressione, ancora Bruno, doppio rimpallo e il pallone termina fuori, rimessa per l'Ebolitana, la manna per il capitano Maisto, guarda il movimento dei suoi, passa per Scognamiglio che allarga il gioco sull'out di destra dove c'è ancora una volta Scognamiglio, la manna, la manna mette giù il pallone, prova a girarsi, poi arriva Marco Bruno all'indietro per Pascuccio, Bolitana mantiene il pallino del gioco però non è incisiva, allora prova il lancio lungo, Pascuccio ancora per Liccardi, colpo di testa spizzicato per Vitale, sempre pericoloso in aria, attenzione, si chiude bene però il Nola, pallone rilanciato lungo a centrocampo dove c'è l'ottimo Scognamiglio che mantiene la palla in gioco, anzi no, l'assistente dice che è uscito il pallone, quindi rimessa laterale per gli ospiti. Quando siamo all'undicesimo minuto di questa prima frazione di gioco con ritmi bassi, dobbiamo dire, un solo tiro in porta degno di cronaca, quello di Vitale al quinto minuto, poi un colpo di testa in mischia, ma nulla di che. Ebolitana adesso che prova a recuperare il pallone, ci riesce, rimessa laterale per gli uomini di mister Salvatore Nastri, la manna, guarda il movimento dei suoi, ancora a cercare il movimento di Esposito, fermato questa volta da Fiume che prova la progressione, si trascina il pallone fuori, l'ultimo tocco però è di Lamanna, quindi rimessa laterale per gli uomini di mister Agovino, giunto sul pallone Pellini che guarda il movimento dei compagni, ancora Pellini prova il numero, eccolo qui il pallone lungo di Marotta, non c'è nessuno per fortuna dell'Ebolitana, allora Granata appoggia per Capitan Maisto, Capitan Maisto prova a salire, il pubblico di Eboli si fa sentire, ricordiamo 663 Sud TV emittente dove potete seguire tutte le partite dell'Ebolitana Calcio, ancora Vitale se ne va, cross al centro, sbaglia questa volta l'appoggio e il pallone che termina fuori. Rimessa dal fondo per il Nola con Avino che se la prende comoda. Ricordiamo Ebolitana capolista del girone di Serie B, girone che vede appunto i biancazzurri 4 partite, 4 vittorie fino adesso.
il lungo rilancio di Avino, pallone che sorvola il centrocampo, Esposito di testa, poi Liccardi, ancora Marco Bruno, stoppa il pallone, prova la progressione, si ferma Bruno, all'indietro per la manna, poi Capitan Maisto, sbaglia tutto, allora Marotta gli ruba palla, attenzione, prova a risalire il Nola, pallone che resta sempre lì a centrocampo con Mature e Cavallini, poi la sfera va tra i piedi di Pellini, una formazione questa del Nola che si chiude bene, ancora il pallone lungo in avanti, Granata in qualche modo senza problemi, poi Arpione il pallone lo fa suo, c'è il movimento da parte di Scognamiglio, proprio lui che prende palla, ancora Scognamiglio, solito Esposito, sale ancora Lebolitana, pallone lungo di Esposito a cercare Vitale, anticipato da Caccia, poi si combatte a centrocampo sempre Nola, arriva Maisto in qualche modo, ruba palla, non è finita, il pallone resta lì, c'è Fiume, ancora Fiume che lo mette giù, prova la progressione, scivola, allora Marco Bruno, il break dell'Ebolitana, Bruno alza la testa, pallone di ritorno per Bruno che non ci arriva, prova in scivolata e la palla che termina fuori, buona la triangolazione con Vitale, questo break biancazzurro che però non è riuscito, allora pallone fuori, possesso del Nola, già battuto con Maturo, in possesso palla, la butta lunga in avanti dove c'è Landolfi che fa buona guardia, appoggia per Vitale che di testa prova a mettere in movimento Liccardi, ma capisce tutto il portiere Avino che fa ripartire subito Pellini dall'altro lato. E attenzione, c'è poi un fallo a centrocampo, allora vediamo chi batte, Scognamiglio. Ancora in possesso di palla, sempre Esposito. Sempre Bolitana con Landolfi, prova la progressione, adesso in questo momento Salcino, prova a girarsi Salcino e il pallone che termina fuori, nulla da fare, sempre 0-0 il punteggio, anche dagli altri campi tutto fermo sullo 0-0. Attenzione Bolitana con Vitale, prova la progressione Vitale, mette in movimento Bruno, il cross al centro, capisce tutto però la difesa, bravo questa volta Cavallini che poi spazza via in una zona del campo dove c'è il movimento da parte di Di Biase che viene ad aprire il gioco dall'altra parte, attenzione questa è una buona azione, Marotta mette giù il pallone, prova a salire, adesso la formazione ospite, Pellini, accelera Pellini, il tiro cross per fortuna non la tocca nessuno, questa era un'azione pericolosa questo tiro cross, vediamo se l'arbitro indica il calcio d'angolo, dunque c'è stato un tocco, probabilmente sì, sul pallone va Viviano, quindi 1-1 il computo dei corner. Dalla bandierina c'è proprio il numero 10 Viviano, attenzione Muccio in aria, l'arbitro va a recuperare qualcuno, vediamo un po', fa chiarezza nell'area, c'erano stati dei problemi, vediamo l'arbitro fa alzare tutti davanti alla linea bianca, attenzione il tiro cross in area, Granata lascia sfilare il pallone che termina fuori quando siamo al 16° del primo tempo, sempre 0-0 qui a Eboli, pallone tra i piedi di Maisto, ancora lui, capitano prova a dettare il gioco, arriva Marco Bruno, il fraseggio ancora con Maisto, il pallone però è sempre lì nella metà a capo biancazzurra, adesso Vitale per Liccardi, prova il movimento Liccardi, batti e ribatti, è sempre lì il pallone per Vitale, prova il numero, fermato, si continua a giocare, Marco Bruno se ne va sull'otto di destra, ancora Bruno, buona la progressione di Bruno, tenta il tiro cross, poi l'ultimo tocco è suo, rimessa dal fondo, peccato, ci ha provato Bruno, poi Vitale va a dire qualcosa all'arbitro, si riprende con Avino, rimessa dal fondo per
la formazione del Nola, risultato inchiodato sullo 0-0. Pallone che sorvola il centrocampo, Landolfi di testa, arriva Marco Bruno fermato, allora può ripartire Salcino, Vitale, ancora Bruno lungo in avanti senza pensarci per Liccardi, attenzione Liccardi, tiro e la grande parata questa volta di Avino. 18esimo calcio d'angolo per le Bolitane, dunque bravo Bruno per Liccardi, gran tiro e la parata di Avino, bravissimo Avino, riflessi pronti su Liccardi, gran diagonale di Liccardi, ma intanto c'è un giocatore a terra delle Bolitana. Bolitana quando va in velocità e dunque fa paura. Ancora gioco fermo, azione importante questa. Dopo 18 minuti di gioco, quindi ricordiamo il gran diagonale di Liccardi su assist di Bruno. Ancora fermo il gioco, vediamo, dovrebbe essere proprio Vitale che si rialza adesso con il massaggiatore Amatruda che lo accompagna fuori dal campo, quindi da valutare le condizioni di Vitale. Questa è una, certamente non è una buona notizia per mister Nassi. Vediamo un Italia che si va sulla panchina, viene massaggiato, intanto riprende il gioco, calcio d'angolo sul secondo palo, non ci arriva nessuno, c'è il fallo, c'era Marco Bruno che aveva recuperato il pallone, ma nulla da fare, sempre 0-0 qui al Dirceu di Eboli. Buona comunque la risposta del Nola a questa Bolitana capolista, nessun tiro in porta da parte degli ospiti, ma formazione quadrata. Intanto è ritornato in campo Vitale, buona notizia questa, si è ripreso. Liccardi di testa per Bruno, attenzione, c'è Vitale, lo serve, se ne va Vitale, fuori gioco, c'è la bandierina alzata, buona l'intesa comunque di quei tre in avanti, Bruno, Vitale e Liccardi, che stanno trovando man mano fiducia. Due i tiri, ricordiamoli, dunque in questo inizio di match importanti, al quinto con lo stesso Vitale che nei 35 metri ci ha provato, e poi soprattutto questo diagonale al 18esimo da parte di Liccardi, bravissimo il portiere Avino a deviare in angolo, non era facile. Pellini con le mani pronto a rimettere il pallone in gioco, c'è il movimento di Fiume, attenzione Nola pericoloso in avanti, poi capisce tutto Esposito in qualche modo, doppio rimpallo, Marotta sradica il pallone, Salcino prova ad andarsene, Salcino appoggia per Vitale, all'indietro c'è il solito Landolfi che fa buona guardia, poi pallone che termina fuori, rimessa in gioco per il Nola. Bolitana che riconquista la palla subito con Landolfi, poi un rimpallo favorisce Catalano, arriva però in bello stile Pascuccio che butta il pallone in avanti, sempre però il Nola in possesso della sfera, Catalano appoggia ancora per la corrente caccia, c'è un duello, il pallone termina tra i piedi però dei difensori del Nola, batti e ribatti, il pallone è sempre lì, Catalano Esposito di testa, troppo lungo il pallone per Vitale, quindi palla fuori e Bolitana 0 Nola 0 Sud TV 663 del digitale terrestre, per seguire il match anche live. Intanto c'è a terra il colpo di un fallo su Viviano, calcio di punizione per il Nola, ricordiamo quindi anche la diretta live su SS Bolitana Calcio 1925 Scuola Nuova, che è il main sponsor delle Bolitana Calcio. Calcio di punizione appunto pronto per essere battuto, intanto Viviano è ancora a terra dolorante, perde qualche istante prezioso di gioco, sempre 0-0 come dicevamo, pronto per la battuta del calcio di punizione, si è rialzato Viviano, il tiro lunghissimo in avanti a cercare il movimento di
Marotta, anticipato però è sempre Nola in possesso di palla, proprio il lancio lungo per Marotta che se ne va, mantiene il pallone in campo, attenzione Marotta, prova il tiro cross, ci riesce, granata senza problemi, bravo a farsi trovare pronto e a rilanciare in avanti lungo per Vitale, non ci può arrivare, poi arriva Esposito, sbaglia tutto, pallone di ritorno per Vitale che viene anticipato, allora ci prova ancora l'Ebolitano a recuperare palla con Maisto, il duello con Caccia, c'è il fallo proprio di Maisto e quindi calcio di punizione per gli ospiti, ancora Nola che man mano sta guadagnando un po' di terreno, intanto si sta riscaldando se non sbaglio Altieri, quindi c'è comunque un problema per, probabilmente per Vitale, staremo a vedere poi se ci sarà la sostituzione o meno, intanto vediamo che Vitale stringe i denti ancora in campo, dunque si continua a giocare con Scognamiglio, pallone buttato lungo in avanti da Landolfi, c'è il movimento proprio di Vitale, anticipato, rimessa al laterale per l'Ebolitana, c'è il solito Landolfi con le maniche, guarda il movimento dei compagni, il pallone lungo proprio a cercare Liccardi che viene in qualche modo fermato, poi rimessa dal fondo per la compagine di mister Agovino, nulla da fare, l'Ebolitana non riesce a sfondare su quel lato del campo, Avino, estremo difensore del Nola, è pronto al lungo rinvio con i piedi, rimessa dal fondo, solito mucchio a centrocampo, il pallone che sorvola adesso il cerchio del centrocampo, Scognamiglio di testa, poi arriva Catalano, c'è il duello col Salcino, palla lunga ancora in possesso del Nola che prova il numero, attenzione, poi viene fermato Vanacore da Landolfi, rimessa laterale però sempre per il Nola con le mani, proprio Vanacore a cercare Catalano, il fraseggio fra i due, il tiro cross in aria, ci mette la testa Scognamiglio, anzi era Pascuccio, poi lungo rilancio per Marotta, attenzione Marotta in aria, mette giù il pallone, attenzione, pericolo per l'Ebolitana, Marotta, il tiro cross, Landolfi in tuffo, butta fuori, è stato bravo Marotta con questo dribbling a rientrare, poi cross pericolosissimo, Landolfi di testa ha sventato la minaccia, ma è sempre Nola, sempre Marotta, attenzione sull'out di destra, il tiro cross sul secondo palo, sempre Landolfi, attenzione Catalano, tutto solo, il tiro e la grande risposta questa volta da parte di Granata, secondo corner per gli ospiti come pure per l'Ebolitana, quindi 2-2 il computo dei corner quando siamo giunti al 25esimo sul pallone Viviano, quanto ha rischiato l'Ebolitano su questo tiro di Catalano, è stato bravo Granata a farsi trovare pronto e a mettere il pallone fuori, ancora Granata in questa occasione, arpiona la sfera, la fa sua, aspetta che i compagni si liberino, proprio Capitan Maisto mantiene palla, dunque due occasioni per Partel, questo tiro davvero importante da parte di Catalano, c'è il fallo, ha subito fallo Liccardi, spinto, Ebolitana che è pronta a battere il calcio di punizione, Capitan Maisto si aggiusta alla sfera, la rincorsa da parte di Maisto, c'è grande movimento in area, è salito anche Scognamiglio a dar manforte all'attacco, attenzione, tutto pronto per questo calcio di punizione molto importante, interessante, sul lato di destra la rincorsa di Maisto, il tiro a girare in area, non ci arriva nessuno, Marco Bruno può ripartire per i suoi, il lob smarcante, il colpo di testa in aria, non è finita, Liccardi, il tiro deviato, era una buona occasione questa, si è chiuso bene il Nola, Catalano prova a far ripartire i suoi, ancora Catalano se ne va sul lot di destra, attenzione Ebolitana un po' sbilanciata e poi c'è il fallo di Bruno, fallo tattico questo per fermare il gioco, resta a terra Catalano, autore del bel tiro di prima deviato in corner da Granata,
ancora Pellini, poi l'indietro per Viviano che la butta lunga in avanti senza problemi, recupera Marco Bruno, prova il numero tra due avversari, viene fermato, Liccardi non ci arriva, poi Landolfi, c'è il calcio di punizione, attenzione, scintille tra Liccardi e Cavallini, arriva l'arbitro, attenzione, resta a terra Cavallini, Liccardi lo va a redarguire e viene ammonito Liccardi delle Bolitana per il fallo, ma soprattutto per le proteste. Ancora Liccardi, rischia grosso, intanto attenzione Landolfi dall'altro lato, ci sono ancora chiarimenti in campo, l'arbitro Salvati di Sulmona prova a rimettere la pace in campo, si rialza Cavallini, Liccardi è stato dunque ammonito, primo ammonito dell'incontro Liccardi per, soprattutto per le proteste, non per il fallo commesso. Gioco fermo, c'è Viviano sul pallone, si perde ancora qualche secondo, l'arbitro annota sul taccuino l'ammonizione per il bomber biancazzurro Liccardi. Il Nola pronto a battere il calcio di punizione, il tiro lungo in avanti a cercare il solito Catalano, viene fermato, il pallone termina fuori, rimessa al laterale per Gianmarco Landolfi. Ancora Landolfi in possesso di palla, mantiene guarda il compagno vicino, anzi no, la butta lunga in avanti, Liccardi di testa a cercare Vitale, di tacco a smarcare Bruno, prova la correzione Bruno, si ferma, forse c'è un fallo su Bruno, sì, l'arbitro lo vede e va ad ammonire anche il numero 10 Viviano della Nola. Poi c'è anche Di Biase che ha qualcosa da ridire al direttore di gara, il capitano del Nola. Salvati è in degerrimo, fa allontanare il calciatore del Nola, pronto per battere il calcio di punizione il solito capitan Maisto. 6-7 giocatori delle Bolitane al limite dell'area, pronti per il guizzo vincente. Maisto rincorsa, il tiro a girare sul secondo palo, il colpo di testa tentato da Pascuccio, insomma la tocca male anche Liccardi, la palla termina tra le mani di Avino senza problemi, lungo il rilancio in avanti la zona del campo di Esposito, di testa a cercare Bruno, alla meglio però Fiume che rilancia in avanti, attenzione calcio di punizione di Lamanna, intervento da dietro. Il calciatore del Nola resta a terra, Marotta poi si rialza, guadagna altri secondi, sempre 0-0 qui al Dirceu di Eboli, 30 minuti di gioco, quasi 31esimo. Viviano, la scodella lunga sull'alto di sinistra, poi arriva in bello stile, la butta lunga in avanti, ancora Cavallino, insomma gioco fermo. Partita molto tecnica, le due squadre si stanno affrontando senza però incidere più di tanto, ci sono stati tre lampi in questo primo tempo fino adesso con due delle Bolitane e uno per il Nola. Si continua a giocare, attenzione, palla lunga Scognamiglio, ma c'è il fuorigioco fischiato dalla terna arbitrale, quindi bravo comunque Scognamiglio a farsi trovare pronto per colpo di testa a rinviare. L'arbitro fa ripetere ancora la punizione, c'è sempre il numero 5 biancazzurro Pascuccio. Pascuccio poi per Scognamiglio. Maisto, capitano, si ferma, prova a ragionare, appoggia ancora per Pascuccio. Pascuccio per Scognamiglio. Scognamiglio appoggia per Lamanna, l'esterno di Lamanna a cercare i compagni. Buona guardia il Nola, protegge palla Maturo, ancora Maturo in possesso della sfera, apre il gioco per Marotta, buona guardia di Lamanna, non è finita però, Esposito combatte sul pallone, alla meglio su Fiume, poi appoggia ancora per Lamanna, il tiro lungo a cercare Vitale, il colpo di testa di Vitale, ma non c'è nessuno, allora Pellini può recuperare il pallone per i suoi, la palla buttata lunga per Fiume
guarda il movimento di compagni, c'è il solito Maturo a centrocampo che allarga dall'altra parte per la corrente Vanacore. Attenzione, questa è una buona azione del Nola, Catalano fermato però. Allora può ripartire Lebolitana, Bruno subito per Landolfi che prova la sgroppata sul lotto di destra, ancora Landolfi davanti a sé Viviano, se ne va Landolfi, il tiro costa al centro, c'è Vitale tutto solo in aria, appoggia il pallone per Bruno e questa volta troppo lunga, buona l'intenzione ma palla lunga e allora Avino senza problemi riesce a recuperare la sfera. Buona questa azione dell'Ebolitana, probabilmente Vitale non se l'è sentita di tirare, è appoggiato per la corrente Bruno, anticipato da Avino, è proprio Avino sul pallone, è pronto al rinvio lungo con i piedi a centrocampo, la meglio la manna di testa, sempre Bolitana con Salcino che apre il gioco dall'altra parte per Esposito, fa buona guardia però il Nola con Pellini, guadagna la rimessa laterale, già battuta in questo istante per il capitano, il numero 9 di Biase, anticipato poi la manna su Marotta, pallone ancora fuori, sempre Nola in possesso della sfera, Pellini, Pellini guarda il movimento dei compagni, sale anche il tiro cross, attenzione, pallone ancora per Catalano che svirgola il pallone, per fortuna dell'Ebolitana Catalano ha svirgolato la sfera, adesso può ripartire Landolfi, il capitano, l'ex capitano biancazzurro, il capitano dello scorso anno, per Maisto, fraseggio tra Landolfi e Maisto, ancora Landolfi all'indietro per Pascuccio, prova il disimpegno con un lungo rilancio e il pallone che termina fuori senza problemi, dunque può riprendere il match sempre con il Nola in possesso di palla, movimento a centrocampo, arriva di testa Landolfi che travolge Catalano, non c'è fallo, Esposito lunga in avanti a cercare Liccardi, buona questa occasione, Liccardi se ne va sul lato di destra, ancora Liccardi appoggia per Vitale, poi in qualche modo Cavallini aiutato anche da Vanacore, il disimpegno, palla fuori. Attenzione ancora il pallone, sempre lì, prova la progressione Bruno, anticipato, allora se ne va il break del Nola, c'è il duello con Bruno senza fallo, l'arbitro fa proseguire la manna, Esposito, Esposito mantiene palla per Capitan Maisto, la piroetta sul pallone, ancora Maisto a testa alta, guarda il movimento dei suoi, poi appoggia all'indietro per Pascuccio, lungo il rilancio a cercare Liccardi, tutto solo per Vitale che non ci arriva, non ha toccato la sfera, bomber Vitale. Allora può ripartire il Nola con Di Biase, poi c'è il fallo, colpito al volto Pascuccio, calcio di punizione per gli uomini di Mister Nastri. Primo tempo che si sta lentamente avviando alle conclusioni, sempre 0-0 il punteggio, partita integrale su Sud TV, canale 663 del digitale terrestre, ancora Maisto in possesso palla, appoggia per la corrente Salcino, il numero di Salcino, il tiro a girare, velleitario però dalla distanza, ci ha provato Salcino quando probabilmente doveva osare di più, provate il tiro a giro, nessun problema per Ravino. Ancora il lungo rinvio del portiere, arriva di testa, c'è il fallo, fallo sul giocatore biancazzurro Scognamiglio che aveva anticipato tutti. Già battuto il calcio di punizione da Maisto, Landolfi, Maisto, pallone di ritorno all'indietro per Pascuccio, si fa vedere Scognamiglio, chiede il pallone Esposito, Esposito guarda il movimento dei compagni, il lungo rilancio per Salcino anticipato, poi attenzione un disimpegno sbagliato da parte di Cavallini che poi la butta lunga in avanti, fa buona guardia su Marotta la manna che chiama in causa Granata con i piedi il portiere biancazzurro
a centrocampo, dove alla meglio ancora Viviano. Pallone conquistato da Maisto, attenzione Maisto, la doppia progressione, si ferma, appoggia per la Manna che prova a salire, la Manna si ferma anche lui, Maisto, sempre Bolitano in possesso del pallone, il cross a cercare Liccardi che la butta lunga in avanti dove non c'è nessuno, allora fa buona guardia Pellini, arriva Vino senza problemi, aspetta che Vitale entri in aria per poi bloccare il pallone con le mani e rilanciarlo lungo in avanti, anzi no, addirittura perde ancora altro tempo, poi il pallone buttato lunghissimo in una zona del campo dove la meglio Lebolitana, il duello a centrocampo, la meglio poi Landolfi, Maisto mette giù il pallone, Maisto ancora per Vitale, prova a girarsi, c'è Salcino sull'out di destra, Salcino guarda il movimento dei compagni, Maisto, il lob in aria per Vitale anticipato, poi il rilancio lungo a cercare il solito Di Biase, braccato tra due, pallone lungo in avanti, si sta riavvivando il match con Maisto, Bruno sbaglia il pallone di ritorno, Bruno si arrabbia anche mister Nastri in panchina, il Nola sempre in possesso adesso del pallone, rimessa laterale con il movimento da parte di Matura, anzi no, il pallone è lungo per Di Biase, è lungo per tutti però perché arriva Scognamiglio, poi Pascuccio senza pensarci su, la butta lunga in avanti, ancora anticipato Maisto che poi recupera il pallone, attenzione Maisto prova ad andarsene, Liccardi, ancora Liccardi, il numero di Liccardi messo giù e non c'è fallo, il pallone resta in campo, attenzione, Fiume perde anche una scarpa, rimessa laterale per il Nola quando siamo ormai al 40° del primo tempo, prima frazione di gioco che un po' sorniona con le due squadre che si stanno ovviamente marcando ad uomo, molto tattica la partita, il Nola è ben messo in campo, vuole fare il risultato contro la capolista ebolitana. Ancora il pallone di Landolfi di testa, buttato lungo in avanti, non ci arriva nessuno, ancora Landolfi messo giù e questa volta c'è il fallo per il numero 2 biancazzurro, già battuto il calcio di punizione, Bolitana prova ad andarsene sull'out di destra, c'è il solito Vitale, la rovesciata in avanti a cercare il movimento di Salcino, fermato, poi ancora Vitale in qualche modo non riesce però a bloccare il pallone che termina fuori, rimessa laterale per Vanacore per il Nola, lungo il rinvio con le mani, attenzione poi un tocco di Landolfi con il braccio involontario, però c'è il calcio di punizione visto dall'arbitro signor Salvati della sezione di Sulmona, calcio di punizione, ancora la Manna di testa, perfezione il disimpegno, poi attenzione in qualche modo recupera il centrocampo Bruno, c'è il fallo, fallo di Bruno, Nola che ovviamente addormenta il match, non ha nessuna intenzione di accelerare il ritmo, Catalano appoggia per Pellini sull'otto di destra, ancora Catalano mantiene palla, sempre in Nola, attenzione Marotta, limite dell'area, il tiro e la palla deviata in angolo, palla che è scesa all'ultimo momento, non l'ha vista Granate che poi si è inarcato ed è riuscito a mettere il pallone in angolo, dunque computo dei corner 3 per il Nola, 2 per l'Ebolitana, è stato Marotta, quindi numero 7 a tirare dalla distanza e ha trovato Granata un po' forse troppo in avanti, si è però inarcato, il portiere è stato bravo con la mano di ritorno a mettere il pallone in calcio d'angolo, terzo corner, quarantaduesimo, ha rischiato grosso l'Ebolitana, Viviano sul pallone, attenzione poi il pallone resta lì, limite dell'area, c'è ancora un tiro ma l'arbitro ha visto il fallo, quindi calcio di punizione per i biancazzurri, ma questo tiro di Marotta va un po' a pareggiare il computo delle azioni pericolose, due per parte,
stato bravo Granata comunque a mettere in angolo. Intanto si continua a giocare con Landolfi, sbaglia tutto, attenzione, poi Pascuccio, anzi Scognamiglio, capisce tutto, ma non è finita. Il Nola prova l'arrembaggio finale questo primo tempo. Catalano mantiene palla, ancora Catalano, Marotta svirgola il pallone questa volta, Maisto su di lui, braccato, poi bravo Salcino, interviene la Manna che recupera il pallone, lo butta lungo in avanti, Bruno non riesce a fermare il pallone, allora Maturo prova a far ragionare i suoi dall'altra parte, Viviano, sempre Nola in possesso di palla, Landolfi probabilmente sì, subisce il fallo sul numero 11 Fiume, calcio di punizione per l'Ebolitana che adesso ne aveva bisogno proprio per rifiatare. Sul pallone c'è il solito Gianmarco Landolfi, poi lascia Scognamiglio, ultimi minuti di questa prima frazione di gioco, sempre Landolfi in possesso del pallone, messo fuori da Fiume, rimessa laterale per l'Ebolitana, manca davvero pochissimo per la fine della prima frazione di gioco. Intanto il Nola riconquista un buon pallone, sempre Marotta, lo mette giù a centrocampo, c'è Catalano, lo vede, anzi no, preferisce impostare per Pellini, Pellini mantiene palla, appoggia ancora per Catalano, attenzione, pericolo per l'Ebolitana, non ci arriva però Fiume, o meglio la tocca male, e allora favorisce l'intervento del portiere Granata, numero 1 biancazzurro. Imposta per Landolfi, rimessa corta con le mani, ancora Landolfi guarda il movimento dei suoi, appoggia per Capitan Maisto. Ebolitana fermata però da Catalano, bravo nel break a servire poi Di Biase, arriva Scognamiglio, Pascuccio guarda il movimento dei suoi, c'è il solito Vitale a centrocampo, lotta Vitale, mantiene palla, poi la perde, attenzione, se ne va sul lato di sinistra Fiume, poi Catalano, Esposito, ancora Catalano. Ebolitana prova a ripartire con Marco Bruno sull'out di destra, Bruno si ferma davanti a sei due avversari, il dribbling su Catalano, ancora Bruno, si accentra, serve il dribbling, Bruno ancora lui, doppio rimpallo, poi viene fermato in qualche modo dalla difesa. Dall'altra parte c'è il duello con Scognamiglio che lo vince, messo giù Scognamiglio da Marotta, calcio di punizione. Minuto di recupero. La Manna. In questo istante dunque un minuto di recupero, termina la prima frazione, forse l'ultima azione, attenzione Vitale di testa, poi interviene ancora la difesa che la butta lunga in avanti, Vanacori nella zona del campo dove non ci arriva Di Biase, c'è il solito Pascuccio che recupera il pallone, la sventagliata lunghissima in avanti, poi in qualche modo Pascuccio prova a servire Salcino, Landolfi, pallone alzato a campanile, Salcino non riesce a mantenerlo in campo, palla fuori, si attende solo il fischio, il duplice fischio per la fine del primo tempo, dopo un minuto di recupero terminato in questo istante, ancora la butta lungo in avanti Maturo, c'è il fallo poi su Landolfi. Gioco ancora fermo, fa recuperare qualcosa l'arbitro dopo questo, ovviamente questo calcio di punizione, il tiro lungo da parte di Scognamiglio, non ci arriva nessuno, poi Bruno in qualche modo per Liccardi, Liccardi prova il numero tra due avversari, la meglio Catalano che lo tocca e c'è il calcio di punizione, anzi no, il doppio fischio dell'arbitro, e quindi finisce il primo tempo, Ebolitana 0 Nola 0, a risentirci per la ripresa. Gentili telespettatori, il più cordiale benvenuto per il secondo tempo tra l'Ebolitana Calcio e il Nola, risultato sullo 0-0 dopo la prima frazione di gioco. L'arbitro, signor Salvati di Sulmona, è pronto a far riprendere il match, non ci dovrebbero essere sostituzioni, almeno stiamo controllando, in questo istante non ce ne sono, dunque formazioni identiche, la prima frazione di gioco questa volta batterà l'Ebolitana. Iniziato il secondo tempo, in questo momento
subito Scognamiglio, la sciabolata lunga in avanti a cercare il colpo di testa di Liccardi, fa buona guardia ancora poi Viviano, di testa allontana, c'è Maturo, Catalano, Capitan Maisto recupera il pallone, Viviano la spazza lunga in avanti, c'è sempre però l'ebolitana, Liccardi di testa, batti e ribatti, il pallone resta sempre lì, iniziato con un piglio diverso questa ripresa, l'ebolitana. Gianmarco Landolfi, possesso di palla, ancora a cercare il movimento di Salcino, capisce tutto Maturo, recupera il pallone, supera Maisto, viene messo giù e c'è calcio di punizione, anche l'ammonizione per il capitano biancazzurro al primo minuto della ripresa, dunque viene ammonito, è stato ammonito dunque il capitano Vincenzo Maisto, ammonizione dunque la seconda, Maisto e Liccardi, terminare sul taccuino dell'arbitro, già battuta la punizione da parte di Caccia, poi interviene Vanacore, Vanacore prova ad andarsene, fermato Maturo, Vanacore sul pallone con le mani, rimessa in gioco a cercare ancora il movimento da parte di Caccia che scodella il pallone lungo in avanti, fa buona guardia la difesa biancazzurra, intanto pallone termina fuori, rimessa dal fondo per l'ebolitana, sempre 0-0 in questa seconda frazione di gioco. Pronto sul pallone Granata, l'estremo difensore biancazzurro a rimettere il pallone lungo in avanti, ricordiamo Granata classe 97, la palla che sorvola il centrocampo, arriva in qualche modo Viviano, poi Landolfi, Maisto appena ammonito, Liccardi guadagna questa rimessa laterale con le mani, arriva Landolfi, guarda il movimento dei suoi, Landolfi, il pallone a cercare proprio Vitale, limite dell'area, serve Liccardi, prova ad andarsene Liccardi, mantiene il pallone in gioco, traversone, allontanato poi Maisto, la botta al volo dai 25 metri, ci ha provato capitan Maisto, scarsa la coordinazione però, bel gesto tecnico al limite dell'area, allora Avino, portiere ospite, terzo minuto di gioco, dalla rimessa dal fondo di Avino, il pallone che supera il centrocampo di testa, Esposito in qualche modo, poi arriva Catalano, recupera il pallone, viene messo giù, calcio di punizione inevitabile, Vignola ancora in possesso di gioco con Pellini, gioco fermo, c'è Viviano, calcio di punizione per la formazione ospite, Viviano, il pallone sventagliato lungo in avanti dove non arriva nessun giocatore da parte del Nola, 0-0, ricordiamo la partita trasmessa su Sud TV, canale 663 del Digitale Terrestre in live con Cosimo Niglio, SS Bolitana Calcio 1925 Scuola Nuova su Facebook, tutte le azioni salienti del match, ancora il colpo di tacco di Liccardi a cercare Vitale, poi ancora pallone che resta lì nella metà campo del Nola, Nola che prova la progressione, si ferma Catalano, eccolo qui in possesso di palla, apre il gioco dall'altra parte, Bolitana chiusa in difesa, c'è Esposito che prova in scivolata a mettere il pallone fuori, ci riesce, rimessa laterale quindi per gli ospiti, solito Catalano, butta lunga in avanti, arriva in bello stile però la manna, il rilancio in una zona del campo che favorisce purtroppo Viviano che restituisce il favore proprio alla manna, allora rimessa in gioco con le mani a cercare Maisto, il capitano ammonito poco fa, sbaglia il pallone di ritorno e allora sempre Nola in possesso del pallone, Vanacore, Vanacore vede il movimento dei compagni, il solito Catalano, attenzione, buona azione questa del Nola, prova la progressione Catalano, viene fermato in qualche modo, poi sempre lui si gira tra due avversari, attenzione il tunnel Catalano, serve al centro per Maturo, Maturo, il tiro di Maturo a girare senza problemi, Granata, prima azione di questa ripresa al sesto minuto, Catalano ci ha provato dalla distanza, Catalano senza pensarci su due volte, ancora il pallone di ritorno, questa volta non ci arriva Bruno, rimedia in qualche modo e poi c'è il fallo, attenzione, questo è anche un fallo d'ammonizione, vediamo l'arbitro cosa decide, resta a terra il giocatore biancazzurro, dolorante, si prosegue, due calciatori a terra,
intervento di gioco, c'è Catalano che è pronto a rialzarsi, anche il calciatore biancazzurro si rialza, dunque brutto intervento su Esposito e Catalano, entrambi si rialzano. Calcio di punizione però per il Nola, secondo l'arbitro che è il signor Pierpaolo Salvati di Sulmona. Calcio di punizione, Viviano, Scodella lungo in avanti, fa buona guardia ancora la Manna, è sempre Catalano, molto mobile sull'alto di destra, poi la sciabolata lunghissima a cercare il movimento da parte di Di Biase, anticipato in qualche modo, ma è sempre Nola. All'indietro, caccia, guarda il movimento dei suoi, apre il gioco sull'alto di destra, attenzione, arriva ancora il colpo di destra di La Manna, poi Esposito, la butta lunga in avanti, Esposito questa volta fallo su di lui ancora. Non ammonisce l'arbitro nessuno, però si rialza Esposito, colpito alla testa, il giocatore biancazzurro si è ripreso subito, prova a ripartire adesso Marco Bruno, doppio passo, appoggia per la corrente Salcino, la palla è sempre lì, attenzione, la perde per un attimo, poi brava la difesa con Pascuccio. Arriva Landolfi, lotto di destra, il numero di Landolfi che se ne va, la progressione, ancora Landolfi, Marco Bruno, limite dell'area, Bruno il tiro a girare, palla alta sulla traversa. Insomma, l'Ebolitana si scuote dopo il torpore iniziale. Dopo 8 minuti, buona la progressione di Bruno che dal limite dell'area ha lasciato partire questo tiro che si è abbassato all'improvviso, ma Vino è stato poi bravo a bloccare, pallone che è andato fuori sulla traversa, quindi Avino il rilancio lungo, il colpo di testa da parte di Scognamiglio, poi ancora Liccardi mette giù la palla, Liccardi apre il gioco per Salcino, dall'altra parte arriva Esposito, sempre Bolitana, arrembante adesso, attenzione, Liccardi non ci arriva, ha provato l'aggancio volante il bomber biancazzurro nel cuore dell'area, nulla da fare, allora Avino riesce a far su il pallone, guarda il movimento dei compagni lungo il rilancio nella zona del campo dove alla meglio l'Ebolitana con la Manna, colpo di testa che però mette in moto involontariamente l'attaccante Di Biase, recupera poi la formazione del Nola a centrocampo, alla meglio Maturo, se ne va tra due avversari, ancora Maturo, poi capitan Maisto per l'Ebolitana, prova a mettere ordine, apre il corridoio per la corrente Landolfi, Landolfi supera il centrocampo, davanti a sé Salcino, il tiro cross deviato, poi con calma Viviano spazza il pallone lungo in avanti, la rimessa laterale per gli ospiti, c'è il solito Vanacore. Vanacore guarda il movimento dei compagni e questa volta alla meglio l'Ebolitana, rimessa laterale, non ci arriva Fiume, gli uomini di Nastri provano a scuotersi, 0-0 il punteggio al momento, inizia anche a piovere qui al Dirceu di Eboli, Andolfi con le mani a servire Vitale, anticipato questa volta da Caccia che poi sventaglia lungo in avanti a cercare il movimento di Di Biase, Scognamiglio di testa fra le braccia di Granata, può ripartire proprio lo stesso Scognamiglio messo in moto dal portiere Maisto, senza pensarci su appoggia ancora per Scognamiglio, Marco Bruno fa su il pallone, prova il dribbling, ci riesce su Fiume, poi ancora l'appoggio per Landolfi, Landolfi in difficoltà, fermato, rimessa laterale per gli uomini di mister Nastri, è proprio Landolfi con le mani che guarda il movimento di Vitale, Vitale se ne va sull'otto di destra, anticipato da Caccia, poi perde l'attimo e si trascina il pallone nella rimessa dal fondo, palla fuori, rimessa quindi dal fondo per Avino, l'estremo difensore del Nola 1925 che con calma, senza fretta, posiziona il pallone ed è pronto al rilancio dal fondo. Solito mucchio selvaggio nel cerchio di centrocampo, il pallone che sorvola tutti, capitan Landolfi. Poi Maisto in avanti a cercare Bruno di testa che prova a mettere in moto Esposito, la palla poi viene recuperata dal Nola, Catalano prova la progressione davanti a sé però l'impeccabile Scognamiglio che di testa allontana la minaccia, ma è sempre Nola, rimessa laterale per la formazione di mister Agovino, partita questa davvero molto tecnica, complicata per l'Ebolitana.
Catalano prova a destreggiarsi, poi appoggia per Maturo che apre il gioco dall'altra parte per la corrente. Vanacore, Maturo, sempre Nola, questa volta sbaglia il passaggio di ritorno, anzi no, ci riesce poi a mantenere il pallone in gioco Catalano. Recupera l'Ebolitana, Maisto il capitano, appoggia per la corrente Bruno, Vitale all'indietro per Landolfi, prova a distendersi l'Ebolitana, sempre Maisto, non look, lungo in avanti a cercare Vitale, anticipato da Caccia, pallone a centrocampo, c'è Pascuccio che di testa mette in moto Marco Bruno, all'indietro per il capitano che sbaglia il rilancio. Allora può ripartire Landolfi, prova ad accelerare Bruno sull'out di destra, si ferma, si accentra Bruno, appoggio per Vitale che tenta di servire Liccardi, si chiude la difesa, Maturo può far ripartire i suoi. Attenzione, se ne va Fiume, palla per Di Biase che viene anticipato senza problemi. Corre Bolitana, poi attenzione, forse un fallo. C'era stato la manna, classe, ricordiamolo, 99, con grande personalità fra due avversari, è stato poi messo giù. L'arbitro ha fatto proseguire, rimessa laterale già battuta per l'Ebolitana, capitano Maisto. Landolfi, il movimento da parte di Liccardi non viene servito, allora Esposito mantiene palla, Esposito sbaglia il pallone di ritorno per Bruno, poi riconquista il pallone Bruno, lungo per Liccardi, non ci arriva Liccardi, allora fa buona guardia Vino, accompagnato da Caccia, e allora Vino mantiene il pallone tra le mani, ancora Vino deve rinviare, adesso sta perdendo un po' di tempo in più, l'arbitro lo guarda, poi il lungo rinvio in avanti nella zona del campo dove c'è l'altro portiere Granata, intanto grande movimento sulle panchine, ci saranno dei cambi sicuramente di qui a breve, intanto il pallone sempre tra i piedi di Landolfi per l'Ebolitana, Landolfi prova il numero, si ferma Landolfi, Pascuccio, il Nola che adesso pressa anche i difensori biancazzurri, entrate in campo con un piglio diverso questo Nola dopo un buon avvio dell'Ebolitana. Bruno prova a destreggiarsi, messo giù, c'è il calcio di punizione. Maisto mette giù la palla, Maisto appoggia per Vitale, c'era forse un fallo, l'arbitro fa proseguire dall'altra parte, ingaggia il duello Di Biase ha davanti a sé tre difensori biancazzurri, prova a ragionare, serve per Maturo, attenzione c'è spazio per Maturo, limite dell'aria, il tiro di Maturo e la palla toccata, deviata, vediamo un bolide da parte di Maturo ed è calcio d'angolo, il quarto, è stato davvero un tiro questo qua, bravissimo il centrocampista Maturo. 14° minuto, gran tiro di Maturo con una grande risposta di Granata che non si è fatto sorprendere, ha messo fuori, calcio d'angolo, 4-2 il computo dei corner, battuta in questi istanti, attenzione pericolo per l'Ebolitana, poi il tiro altissimo, nulla da fare, però dicevamo il Nola sta prendendo l'iniziativa e questo tiro di Maturo fa male, vediamo adesso che c'è il cambio nell'Ebolitana, vediamo chi esce, è pronto ad entrare Giuliano, anzi no, è Altieri, bomber Altieri al posto di Marco Bruno. Al 14° quindi esce Bruno ed entra Altieri, altro bomber ebolitano, due giocatori nati ad Eboli, esce Bruno dunque ed entra Altieri, si può riprendere il match. Il rilancio lungo da parte del portiere. C'è forse un fallo per l'Ebolitana, sì, così è.
L'arbitro ferma il gioco, decreta il calcio di punizione per la formazione biancazzurra. Tutto pronto per la battuta, sale anche Scognamiglio nel limite dell'area piccola a dar fastidio, c'è anche Pascuccio, insomma tutti i difensori alti delle Bolitana pronti a dar fastidio. Il tiro cross, Pascuccio di testa e gol! Il gol! Ciccio Vitale! Annullato, incredibile! Annullato! Attenzione, c'era forse la sponda. La sponda di Pascuccio e gol annullato. C'era fuori gioco dunque. Fuori gioco. Al sedicesimo questa azione, Pascuccio era in fuorigioco, l'arbitro visto l'assistente con la bandierina alzata, non si può parlare neanche di gol annullato perché la bandierina è già alzata, dunque ovviamente poi da rivedere questa azione. La palla è sempre lì con Vitale che prova a recuperarla, poi il pallone buttato in avanti, Maturo fermato, Scognamiglio, braccato tra due avversari che pressano. Dunque Nola che prova a dar davvero fastidio alle Bolitana. Ancora Saccino, gli ruba palla, appunto Vanacore. Arriva poi Fiume, attenzione Maturo. Anticipato da Scognamiglio, bravissimo, subisce fallo. Già battuta la punizione, Saccino prova a distendersi. E c'è fallo di mano di Catalano, visto, visto dall'arbitro, è ammonito. Catalano... fallo di mano volontario, poteva scattare anche qualcosa di più del cartellino giallo. Intanto c'è un'altra sostituzione per il Nola questa volta. Diciassettesimo minuto, pronto il cambio per il Nola, se ne avvede l'arbitro. Vediamo chi esce. Esce il numero 11 Fiume ed entra il numero 16 Alfieri al diciassettesimo del secondo tempo, quindi fuori bomber Fiume ed entro Alfieri, diciassettesimo della ripresa, dunque un altro attaccante per un attaccante, giocano davvero su uno scacchiere. Intanto per le Bolitane è entrato anche il numero 14 Visciano. Per le Bolitane è entrato anche il 14 Visciano. Doppio cambio dunque per le Bolitane, sempre al 14esimo ed è entrato anche Visciano. Gioco si riprende, attenzione, mischia! E c'è la segnalazione dell'arbitro, calcio di punizione. Altro cambio per le Bolitane, 18esimo. Esce il numero 7 Salcino, entra il numero 14, anzi no, vediamo chi esce, esce il numero 7 ed entra il numero 14 già in campo, quindi entra il numero 15 Panico, esce Salcino ed entra Panico. Al 19esimo, quindi esce Salcino ed entra Panico per le Bolitane che ha messo tutti e tre i cambi in campo. Attenzione, adesso prova la progressione Altieri, viene fermato. Ancora il pallone che resta lì, se ne va le Bolitane sul lato di sinistra, attenzione pericolo, questa è una buona azione, viene fermato però il calciatore biancazzurro, il pallone per il Nola, la progressione, si distende bene adesso il Nola con Vanacore, Vanacore fermato in qualche modo, poi se ne va, apre il gioco per Alfieri, attenzione Maturo, possesso del pallone, ancora a centrocampo per il solito Viviano. Fa buona guardia la difesa biancazzurra.
Vitale sul pallone. Ancora Biancazzurri con il capitano. Ancora Visciano in possesso del pallone per il capitano Maisto. Maisto, il dribbling a servire Vitale, prova la progressione, fermato da Alfieri. Nulla da fare, Molitana che deve stringere i tempi. Siamo ormai oltre il 20° minuto della ripresa, sempre 0-0. Ancora Maisto a cercare Landolfi. Landolfi apre il gioco per la corrente di Riccardi, anzi era Vitale che si è fermato, quindi si riprende adesso con la rimessa dal fondo da parte di Avino. Quindi tre cambi per le bolitane, è uscito Esposito al 14° del secondo tempo, è entrato Visciano, è uscito Salcino al 19° del secondo tempo, è entrato Panico ed è uscito Bruno al 14° del secondo tempo ed è entrato Altieri. Dunque Bolitana arrembante, eccolo qui il pallone per Altieri, entra in area, il tiro cross, c'è la deviazione, calcio d'angolo, il terzo per le bolitane, 4-3 il computo dei corner per la formazione biancazzurra. Dalla bandierina c'è grande movimento in area. Attenzione, salgono anche i difensori, arriva anche Landolfi a dar manforte. Muccio selvaggio, cross a girare e la parata di Avino che subisce anche il fallo. Dunque calcio di punizione, cioè adesso probabilmente si sta riscaldando anche due giocatori del Nola che entreranno a breve per spezzare anche il ritmo delle bolitane che sta aumentando, sta crescendo in questa parte finale del match. ...23 minuti a cronometro. Lungo il disimpegno di Avino in una zona del campo dove era meglio Maisto che blocca il pallone di petto, l'appoggia per Vitale. Vitale prova il numero, si ferma, ancora Maisto. Maisto prova a ragionare, braccato da Maturo, poi interviene Altieri in qualche modo, recupera bene il pallone. Bolitana tiene palla, Visciano apre il gioco dall'altra parte per la corrente Landolfi. Landolfi guarda ancora Visciano, preferisce impostare per Maisto. Attenzione, Maisto perde l'attimo, poi cross sbagliato, non c'è nessuno nella retta piccola. Vino senza alcun problema, l'estremo difensore del Nola fa su il pallone. Lungo il disimpegno, lunghissimo, c'è Landolfi di testa che anticipa tutti, Visciano in qualche modo recupera la sfera su Maturo. Intanto brutto tempo qui a Deboli, arriva Landolfi in avanti il pallone a cercare il movimento di Visciano, nulla da fare, la palla termina fuori, pubblico di Eboli che incita i propri giocatori. Pallone arriva a Vitale, Vitale prova a girarsi, se ne va a Vitale, limite dell'area, messo giù e fischia l'arbitro, vediamo, attenzione, cosa decide, probabilmente ammonisce Vitale, vediamo un attimo che cosa sta succedendo. Sì, è proprio così, l'arbitro per Paolo Salvati ammonisce il calciatore biancazzurro, il bomber Vitale, e sono tre per le bolitane, tre Maisto, Vitale e Riccardi, gli ammoniti contro Catalano e Viviano per quanto concerne invece il Nola. Dunque anche Vitale è stato ammonito, questa è una ammonizione che è molto discutibile, il calciatore è stato trascinato nel duello fisico, è andato a terra, calcio di punizione e poi l'ammonizione. Attenzione Maturo, ancora lui, il tiro dalla distanza, questa volta per fortuna di Granata, meno insidioso. Granata già rimesso in moto i suoi, però Catalano recupera palla, c'è il fallo, anzi no, si continua a giocare, questa volta alla meglio le bolitana.
il break di Marotta che prova ad andarsene sul lotto di destra, ancora Marotta davanti a sé al tiro, il duello, Marotta se ne va, incredibile Marotta, che progressione, lotto di destra, il tiro cross al centro, per fortuna delle Bolitana, Maisso, il capitano c'è al posto giusto, recupera il pallone, sempre Biancazzurri, un po' in difficoltà in questa fase del match, le Bolitana sempre 0-0, ricordiamo la diretta live su S.S. Bolitana Calcio 1925, Scuola Nuova che è il main sponsor della formazione biancazzurra. Prova la progressione, Pascuccio si ferma per Landolfi, Landolfi il capitano, il tiro cross in aria, non c'è nessuno, addirittura il portiere Avino si esibisce con uno stop di petto, poi abbranca il pallone. Pubblico di Eboli incita i propri tifosi, ripreso a piovere in maniera anche consistente, campo viscido, Bolitana in difesa, alza la testa Liccardi, mantiene palla, appoggia per Vitale, prova il numero Vitale, si ferma, guarda il movimento di Landolfi, Landolfi recupera un buon pallone, Landolfi, il dribbling di Landolfi, se ne va, limite dell'area, non ci arriva, poi Maisto appoggia per Visciano, Visciano guarda ancora il movimento di Sui, la sciabolata a cercare Liccardi, fermato ancora Liccardi, 27esimo, e Bolitana in possesso di palla, 0-0, ricordiamo la partita su Sud TV, canale 663 del digitale terrestre, Landolfi prova il numero, la sciabolata e il tiro che va alto, altissimo, era forse un tiro cross sul secondo palo, quello nelle intenzioni di Landolfi. E c'è il cambio nelle file del Nola, vediamo chi esce nella formazione del Nola. Arbitro sta ancora parlando, esce il numero 9, il capitano Di Biase al 28esimo, dunque questo cambio, 28esimo in questo istante, esce Di Biase il capitano. Vediamo il neo entrato, diventa anche difficile da la nostra postazione, dovrebbe essere Simonetti, al Simonetti quindi al 27esimo del secondo tempo, numero 17 Simonetti al posto del capitano Di Biase. Ancora un altro cambio, mister Agovino per spezzare il gioco, Nola che è ben messo in campo, intanto il Sorrento vince 2-0, un gol di Savarese, ancora lui, quindi il Nola vuole fare ancora bene, sorprendere in questo campionato, intanto piove a dirotto a Deboli, campo davvero in pessime condizioni, adesso il pallone rinviato, c'è il solito movimento da parte di Liccardi che prova a servire ancora il compagno di reparto, poi Catalano viene messo giù, non c'è fallo, si continua a giocare, Biancazzurri in possesso del pallone, 29esimo, la sciabolata di Pascuccio a cercare il movimento di Liccardi, non ci arriva il bomber, allora Marotta la spazza lunga in avanti in qualche modo, si gioca sotto una pioggia incessante, sempre Bolitana in possesso del pallone, la sfera tra i piedi del numero 13 Altieri che prova il numero, si ferma, ancora è Bolitana, siamo al 30esimo, pallone lungo per Liccardi di testa, non ci arriva, fermato, c'è il fallo di Liccardi, siamo al 30esimo in questo istante. Zero a zero, ricordiamo il punteggio, forse ci sarà anche a brevissimo il terzo cambio, intanto davvero piove, piove sul bagnato qui a Deboli,
Il rinvio di Avino, lunghissimo in avanti, il colpo di testa tentato da parte di Simonetti, il neo entrato. La sfera recuperata dalle Bolitana, poi Catalano con grande cura recupera questo pallone, c'è il fallo su di lui. Catalano ovunque in questo centrocampo del Nola. Nola che si conferma squadra insidiosa. Manca ancora però circa un 10 minuti, 13 minuti prima della fine del match per cercare di sbloccare il risultato da parte degli uomini di Mister Nastri. Adesso non c'è questo calcio di punizione pericoloso per il Nola, decentrato sull'otto di destra. C'è il solito mucchio selvaggio in area, ci sono almeno 4-5 giocatori. Fischio del direttore di gara, la rincorsa, il tiro lunghissimo in avanti sul secondo palo. Granata sbaglia l'intervento, poi c'è il fallo, ha toccato con il pugno il portiere, probabilmente poi c'è stata anche una spinta. Calcio di punizione, davvero una pioggia che dà fastidio adesso, moltissimo. Tutto a discapito ovviamente delle Bolitane, che ha giocatori molto tecnici. Ancora le Bolitana con le mani, Biancazzurri, guarda il movimento, ancora Landolfi, attenzione, pallone recuperato sempre però dalla Nola, azione pericolosa. Bolitana prova a farsi sentire in avanti, ancora le Bolitane in avanti, attenzione, colpo di testa di Liccardi, non ci arriva, poi la palla ferma lì al limite dell'area, Altieri anticipato. Vediamo l'arbitro però che ha fermato il gioco, calcio d'angolo ed è il quinto calcio d'angolo contro i tre battuti dalle Bolitana. I calci d'angolo 4-4, attenzione, prova di testa Landolfi anticipato, poi ancora Bolitana all'arrembaggio sotto una pioggia torrenziale, gli uomini di Nastri con il cuore sull'otto di sinistra, il tiro cross al centro e c'è, probabilmente non c'è la deviazione, quindi 4-4 i corner. Avino, la rimessa dal fondo, sempre l'estremo difensore del Nola, il pallone lunghissimo di testa, poi in qualche modo la palla viene messa fuori, ma diventa difficilissimo giocare su questo campo con una pioggia davvero torrenziale. E Bolitana, manca pochissimo alla fine del match, quarantatreesimo. Ancora un fallo, ancora il Nola che soffrisce di questo calcio di punizione. Si accendono gli animi, attenzione, l'arbitro va a redarguire anche due giocatori delle Bolitane, poi pronti per battere questo calcio di punizione. Il Nola mantiene palla, si fa vedere la formazione ospite, la rincorsa, attenzione, sale anche il neoentrato Simonetti. L'arbitro è pronto per far riprendere il match. Tiro cross sul primo palo, nessun problema per la formazione biancazzurra. Vanacore prova a rimettere in gioco i suoi, poi le Bolitana con Altieri che sbaglia il pallone di ritorno, attenzione, scivola, poi il Vitale messo giù, non c'è fallo, anzi no, l'arbitro poi vede la spinta, dicevamo è difficilissimo, viene anche ammonito, poi il numero 16 Alfieri ammonito, il neo entrato. Dicevamo campo davvero ostico, difficilissimo giocare su con la pioggia incessante, si scivola, il pallone diventa ovviamente impraticabile con traiettorie che possono favorire l'una e l'altra formazione. Il cross sul secondo palo, fa ancora buona guardia la difesa del Nola, attenzione, il portiere Granata è fuori dai pali, Simonetti si gira bene, poi ancora un fallo, si arrabbia le Bolitane e c'è l'ammonizione. Altro ammonito per la formazione biancazzurra. Calcio di punizione del
numero 15 Panico, ammonito. E allora si riprende con questo altro calcio di punizione quando siamo ormai giunti verso la fine del match. Tiro cross in aria, attenzione, la spizzicata di testa, 45esimo, zona Cesarini, inizio il recupero, vediamo quanto l'arbitro poi farà ancora giocare lungo il pallone in avanti a cercare il movimento da parte di Vitale. Fa buona guardia sempre il solito Avino. Bolitana che aspetta ovviamente il rilancio di Avino, ultime fasi di gioco. Siamo già nel recupero di questo match, sempre 0-0 il punteggio. Diluvia qui a Deboli, lungo il rilancio di testa non ci arriva Vitale, ancora buona guardia alla difesa, sempre Bolitana all'arrembaggio in questi ultimi secondi di match, il pallone lungo in avanti a cercare l'attaccante, non c'è né Liccardi né Vitale, calcio di punizione per il Nola. Sul pallone Avino, portiere stato bravo in almeno due occasioni. Secondo tempo che però ha visto primeggiare il Nola per quanto riguarda le conclusioni in porta. Nessuno per le Bolitana, ancora il colpo di testa, poi prova la progressione, forse ultimissima azione di gioco, in avanti per Liccardi, Liccardi il pallone braccato da Avino che non si lascia sorprendere, il portiere della formazione del Nola. Si continua a giocare, ancora Landolfi, Landolfi si trascina il pallone fuori, rimessa laterale per il Nola che guadagna secondi preziosi. Vanacore sul pallone, pronto a rimettere il pallone in gioco. Vanacore lungo con le mani a cercare ancora il movimento degli out, viene fermato in qualche modo da Maisto, il capitano, l'ultimo ad arrendersi, poi viene messo giù Altieri, si continua a giocare, regola del vantaggio, il tiro lunghissimo da parte di Panico in avanti a cercare Liccardi, non è finita, sempre Biancazzurri con la manna che, attenzione, perde palla però la sfera era terminata fuori, l'ora rimessa in gioco laterale per le Bolitana. Siamo nel recupero, pallone lungo in avanti, colpo di testa, attenzione, la spizzicata, cercate Liccardi, non ci arriva nessuno, allora Vino con calma Avino mette giù il pallone, lo posiziona nell'arietta piccola, guarda il movimento dei compagni, il rilancio dell'estremo difensore, sale in alto Landolfi, non ci arriva a toccare il pallone, poi in qualche modo Pascuzzi in avanti, sempre Bolitana con Altieri, l'ultimo ad arrendersi, ancora Altieri, pallone di ritorno per Vitale, anticipato, c'è il fallo forse di rimessa laterale per le Bolitana. Ancora il pallone resta lì nella zona di Altieri, Landolfi, pallone messo fuori ed è rimessa laterale per il Nola. L'arbitro guarda ancora i giocatori in campo. Pallone rinviato in avanti, Landolfi non ci arriva, allora Simonetti può andarsene, fermato in qualche modo, c'è il fallo, c'è ancora il fallo per il Nola. L'arbitro guarda il cronometro, probabilmente adesso fischierà la fine del match. C'è sul pallone Caccia, pronto a battere questo ennesimo calcio di punizione, palla lunga in avanti, arriva sul pallone Visciano prima di tutti, ancora Visciano per Altieri, si ferma Altieri, messo giù da
Maturo, e viene ammonito anche Maturo, ammonito Maturo, altro a terminare sul taccuino dell'arbitro il signor Salvati di Sulmona. C'è Visciano sul pallone, poi lascia Maisto, l'arbitro fa riprendere dove è stato commesso il fallo, insomma si perde ancora tempo, siamo davvero all'extra time. Pallone per Landolfi, Landolfi si gira bene, Maisto in avanti, Avino, Avino ancora a terra, giustamente se la prende con calma, la butta lunghissima adesso in avanti il portiere, pallone che termina fuori, Landolfi con le mani, guarda il movimento ancora di Vitale, Vitale lascia il pallone, non lo riesce ad agguantare, allora si riparte addirittura da Granata, l'estremo difensore dell'Ebolitana mette giù la palla, lungo il disimpegno, sbagliato anche poi in qualche modo Vitale, non ci arriva neanche Landolfi, ancora sparato il pallone fuori, l'arbitro guarda il cronometro, sempre Ebolitana, veramente forse l'ultima azione del match, Landolfi chiama tutti in avanti, arriva anche Pascuccio, la rimessa laterale con le mani, sarà una sorta di calcio d'angolo corto da parte di Landolfi, tutti in area, Muccio Selvaggio, la palla per Maisto, il tiro cross, Vitale la rovesciata, nulla da fare, c'è una deviazione però è angolo, corner, il quinto per l'Ebolitana, 5-4 il computo dei corner per la formazione di casa. Alla bandierina il colpo di testa alto sulla traversa, manca davvero pochissimo, spiccioli di gara, pallone ancora di Avino buttato lungo in avanti, ancora alla forza Liccardi per scattare, sempre biancazzurri, possesso di palla, il pallone a cercare ancora il colpo di testa di Altieri, non è finita, l'Ebolitana ci crede fino alla fine, ancora la palla al limite dell'area, poi c'è un fallo, fallo sempre per gli ospiti, è diminuita un po' la pioggia, ma è campo davvero condizioni insomma pessime, acquazzone improvviso qui ad Eboli, intanto si perde ancora tempo, giustamente i calciatori del Nola stanno pregustando questo pareggio, pareggio importante per la formazione del Nola che si sta maturando qui al Dirceu di Eboli, ancora il lungo rinvio di Avino, la palla buttata fuori, rimessa laterale sempre per gli uomini di mister Agovino, sono saltati ovviamente tutti gli schemi, si va avanti con la forza del cuore, della disperazione, sempre 0-0, punteggio inchiodato qui al Dirceu, manca davvero pochissimo, ancora batti e ribatti, c'è il pallone che viene fermato, poi buttato in avanti, ancora lì c'è il fallo, calcio di punizione per l'Ebolitana, c'è forse l'ultimo cambio, sì, è giusto al 45esimo esatto, quindi al 45esimo vediamo chi esce per il Nola, esce il numero 7 Marotta, numero 7 Marotta, quindi al 45esimo del secondo tempo, ed entra, vediamo se il calciatore è entrato,
dovrebbe essere il numero 15 Abate, quindi al 45esimo entra Abate al posto di Marotta. E adesso si gioca davvero con la speranza di risolvere il tutto l'ultimo secondo. Maisto in avanti a cercare il colpo di testa, viene fermato, poi il pallone che termina nella zona di Landolfi. Landolfi, c'è il fallo di Altieri. Calcio di punizione per il Nola su Vanacore, che ha venduto cara la pelle quest'oggi. Vanacore, buona la sua prova. Calcio di punizione, è pronto Caccia a batterlo. Siamo nell'extra time, palla lunga in avanti, attenzione Pascuccio, bravissimo di petto, mette giù il pallone sul campo pesante, lo lancia lungo in avanti, non ci arriva nessuno, alla meglio ancora il capitano, poi Vitale, prova la progressione, Vitale, doppio rimpallo, viene messo giù, si continua a giocare, non c'è fallo secondo l'arbitro, poi calcio di punizione, vediamo che cosa succede, l'arbitro ferma il gioco. Vitale era già ammonito, attenzione, sono due giocatori a terra e viene espulso Vitale, 46esimo, espulsione per Vitale, 46esimo dunque del secondo tempo ed espulsione per il bomber Ciccio Vitale. Questa è una pesante assenza anche per la partita prossima del Ebolitana, brutto episodio questo. Ebolitana in 10 in questi ultimi scampoli del match, Vitale che sta lasciando il terreno di gioco, fino a quando non entrerà negli spogliatoi non si potrà riprendere il match, quindi tutto fermo, 0-0 il risultato, un po' nervoso Vitale, il bomber biancazzurro che aveva stretto i denti nella prima frazione di gioco dopo un colpo alla caviglia e adesso esce al piccolo trotto dal stadio di Seo di Eboli. Ebolitana in 10, ricordiamolo, al 46esimo di questo match, 0-0 il punteggio. Ancora il Nola in possesso di palla, Caccia la butta lunga in avanti, sparacchia lontano, rimessa laterale per l'Ebolitana battuta in questo istante. Ancora una volta Altieri perde l'attimo, adesso diventa tutto più difficile giocare in 10 su questo campo. Pallone sempre lì nella metà campo dell'Ebolitana, attenzione, attenzione, scivola anche Visciano, poi Landolfi la butta lunga in avanti, Riccardi prova con la forza dell'esperazione a servire Altieri, pallone resta lì ma viene rilanciato lungo in avanti, ancora Maturo ha la forza di reagire, poi arriva sul pallone Abate, anzi Alfieri. Il duello con Visciano, palla fuori, calcio di punizione, vediamo se è forse una spinta, sì così è, intanto si perdono secondi preziosissimi, terzo minuto di recupero, ancora in avanti Vanacore con le mani, Landolfi indomabile per Visciano, il capitano davanti a sé, Maturo alla meglio, poi lungo il disimpegno per Riccardi, Maturo prova a mettere in movimento Simonetti, fermato Panico, poi Scognamiglio, intanto riprende forte l'acquazzone, attenzione Altieri, prova ad incunearsi, Altieri entra in aria, viene in qualche modo fermato ed è calcio d'angolo il sesto per l'Ebolitana, 6-4 il computo dei corner, Ebolitana in 10 che con il cuore e con la grinta prova in quest'ultimo arrembaggio a trovare il gol, il guizzo vincente, tutti in avanti, adesso è solo Granata a centrocampo, già battuto il corner, attenzione la palla deviata dal portiere, ma c'è fallo sul portiere, termina il match dopo 4 minuti di recupero, Nola 0 e Ebolitana 0 qui al Dirceu di Eboli. È davvero tutto per questo match, arrivederci per la prossima partita casalinga dell'Ebolitana Calcio.